Io torno a ringraziare per questo grandissimo risultato la Protezione Civile di Real Monte, i volontari, la Soprintendenza di Agrigento che ieri immediatamente si è attivata, il Comando Provinciale dei Carabinieri che immediatamente hanno raccolto le notizie utili all'individuazione del responsabile di questo vile gesto. E sono soddisfatta come sindaco di questa comunità per il risultato ottenuto oggi, compatibilmente insomma alle indicazioni che ci sono state date dalla soprintendenza e nel rigoroso rispetto del bene che abbiamo, che è l'emblema, come ho detto più volte, di una Sicilia bella, pulita e onesta. L'atto è assolutamente da censurare. Gli inquirenti che hanno già aperto un fascicolo accerteranno la natura di questo gesto, di questo attacco alla Sicilia intera, come ho detto io, un grave oltraggio, l'ho definito ieri. Quindi stiamo aspettando tutti l'esito di queste indagini, nella speranza che i responsabili possano essere affidati alla magistratura e puniti severamente. Io stamattina ho parlato con l'assessore Cordaro, per quanto riguarda l'acquisizione del sito in linea transattiva siamo già in dirittura di arrivo, per cui prossimamente, a breve termine, ci saranno delle novità in merito all'acquisizione di questo monumento naturalistico per la migliore tutela e conservazione. Sicuramente i servizi devono essere potenziati a 360 gradi, a partire dal controllo che deve essere costante del sito e poi per la gestione sicuramente contingentata, mirata, mettendo in campo le professionalità.